Mercoledì 18 maggio 2016 noi alunni delle classi quarte ci siamo riuniti davanti alla stazione per il gemellaggio con gli amici di Troia. Alle 7.50 tutte le classi sono andate alla stazione ferroviaria per prendere il pullman diretto verso Troia. Alle 8.30 siamo arrivati a Troia, davanti alla scuola istituto comprensivo Antonio Salandra c'era una statua dedicata ai caduti, sotto alla quale abbiamo scattato delle fotografie. Siamo entrati nella scuola Antonio Salandra. È una scuola abbellita e decorata con disegni e cartelloni. Fiocchi e fiori decorano le finestre, mentre alcune fotografie insieme a noi riempiono le pareti. All'inizio il maestro Luigi Salome ha proiettato il video dell'accoglienza nel nostro istituto degli amici di Troia avvenuta il 20 aprile 2016. Le classi quarte di Troia ci hanno accolto con un balletto di saluto con dei gesti solo le bambine. Poi alcuni bambini ci hanno parlato al microfono delle bellezze di Troia, come la cattedrale. Dopo tutti insieme hanno intonato una canzone nel dialetto troiano. Abbiamo cantato insieme la canzone L'amico è. Ad ogni bambina abbiamo regalato una penna con un sacchetto di caramelle. Mentre alla loro insegnante abbiamo regalato un quadro con la foto d'epoca raffigurante il castello di Lucera e un libro. Questo scambio di storia, di cultura, di arte è quello che ci fa veramente sia piacere che onore e ci aiuta a costruire la pace di cui voi avete scritto.
tutto tanto nei vostri cartelloni. Siamo andati nella loro aula e dopo ci siamo parlati e ci siamo conosciuti. Noi della quarta A abbiamo messo la firma su delle mani di carta. La quarta B e la quarta C hanno consegnato una letterina all'amico di penna. Dopo ognuno di noi, su un cartellone dell'amicizia, ha scritto il proprio nome in un cuore. Siamo andati nel cortile dove ci hanno offerto una gustosa merenda con ciambella, pizze fritte e pizza al pomodoro. Siamo conosciuti e abbiamo anche giocato. Dopodiché siamo andati alla cattedrale. Più piccola della nostra, ma bella allo stesso modo, dove siamo stati accolti da Don Pio, il parroco. E noi siamo chiesa, la tredicesima colonna, il pulpito che è la parola di Dio, Gesù Cristo, che noi dobbiamo sempre ascoltare e seguire, e poi la croce, questo Gesù abbandonato, che ci dà fiducia e speranza, che è la nostra vita, la nostra salvezza. Queste tre cose sono fondamentali. E dove ci hanno consegnato un libretto e due fotografie con dietro delle preghiere da recitare. Dopo aver pregato, abbiamo scattato una foto ricordo davanti alla cattedrale. Ferma. Dietro alla cattedrale ci sono due leoni di pietra. Uno di loro schiaccia la testa di un saraceno. Abbiamo salutato i nostri amici. Per me il momento più emozionante è quando ci ha raccolto con i canti di benvenuto. Abbiamo fatto merenda perché ho potuto parlare con la mia amica di penna. Quando ci siamo conosciute personalmente, perché ci eravamo conosciute solo tramite le lettere. Abbiamo conosciuto
la loro scuola che era molto, molto accogliente. Dove abbiamo messo le nostre firme sul cartellone dell'amicizia. Chi trova un amico, trova un tesoro! E ci siamo dirette alla fermata del pullman per tornare all'uscita. Bellissima giornata, perché ho potuto conoscere la scuola frequentata dei nostri amici di Penna e approfondire la loro conoscenza. È stata un'esperienza bellissima, non vediamo l'ora che arrivi l'anno prossimo per riviverla. Tanti bei momenti trascorsi insieme, tante bellezze conosciute, tanta amicizia tra noi. Viva il gemellaggio Lucena!